Buongiorno signori, oggi andiamo di Barberia Bolognini. Dunque, oggi sentirete un po' di casino. Sono 2 settimane per tagliare 3 metri quadrati di giardino qui del comune. Cioè, ci sono tre brave persone che non se ne può più. Continuano a passare, spazzare allo stesso punto, sempre con quella cavolo di falciatrice. Ne ho piene le scatole, dirigente ignorante e porca. Poi bagna un po' per terra, prendi qualcosa con la scopa, raccogli, no, hanno anche il sifone con l'aria, sta facendo una polvere che è impressionante, no, non se ne può più. Niente, Barberia Bolognini, oggi ho dato regalo di Claudio Moscato che colgo l'occasione per salutarlo. Ciao caro Claudio, e abbiamo il suo balsamo. Oggi andremo con una datura molto relax, delicata, pennello, un silver tip di sbarba della Zenith. Bellissimo, bel morbido morbido, con un rasoio del nostro caro gioino Gianmarco. Ciao Gianmarco, carissimo, bellissimo. È un fattip di una grande linea con questo manico di legno di, non mi ricordo più il nome, l'avevo letto fino a 2 minuti fa. Bello, ho inserito una lametta della Gillette, secondo la datura, ma è stupendo questo. Molto molto delicato, mi piace. Oh, la polvere sta entrando anche qua, eh. No, non si può, guardate. Ho già messo un po' di crema qua dentro, andiamo a inglobare oggi acqua fredda. Andiamo a inglobare un po' il sapone. No, non si può. Saluto il mio carissimo amico di viaggi Iva. Oggi con Iva Bargiu dovevo andare, mi aspettava a Berlino, che non mi ha detto niente. Prima ho dovuto andare nel 207 lì a sistemare il ballo dei no, c'erano i Celti che facevano guerra all'Irlanda, insomma è successo un casino, ho dovuto partire, non mi ha detto niente. Poi nell'87 si fermava un attimo a Berlino a tirare giù il muro di Berlino. E infatti ha messo su un'impresa edile e dovevo andarci, ma adesso vediamo. Basta che non viene Donato, perché Donato poi lui ci va a combinare dei guai come l'altra volta con Stalli. Quello ci aveva chiesto il brevetto per i baffi, insomma non gliel'ha voluto dare, poi gli ha chiesto un sapone, non gliel'ha voluto far fare, insomma c'erano i soldati di Stalin che ci correvano dietro, un macello. Donato ogni volta ci fa combinare dei guai, guarda, una roba. Poi c'era tutta la squadriglia, c'era Tanuzzo, ciao Tanuzzo caro! C'era Gaetano, che vabbè lui adesso è partito, è andato giù. Come si chiama? Nelle isole Caraibiche, vicino dalle parti della Reggia di Caserta, quelle zone lì, bei posti. Sono tutti posti caraibici bellissimi, beato lui. Oh, ho preso tutto, tutto inglobato. Oggi no, oggi sentivo niente, ieri ho sentito una canzone, mi è piaciuta, bella, che c'era per fare il seme, ci vuole. Ci vuole, e non mi ricordo più, no, per fare un figlio ci vuole il seme, per fare il seme c'è da piantarlo, per piantarlo ci vuole una donna, e poi c'è da convincere la donna, c'è da convincere la donna per piantare il seme. E la inviti a cena e ti dice che è a dieta e poi se magna tutto il mondo. E alla fine ti fa un bel rutto, il seme rimane di stucco. È da rutto che fa, ma par quasi un trans. Bella, questa mi era piaciuta, era troppo forte. Bellissima questa, chi è che la cantava dato, una roba del genere? Vediamo pure le punte, ragazzi, oggi è la datura veloce. Oh, bello bello fredda, acqua fredda, ma fredda fredda, che non ho voglia di salire a scaldare il tegamino per quello, eh. Allora che oggi non ne abbiamo nemmeno oggi, tanto per cambiare accendiamo la luce. Bello il silver morbido morbido. Dunque, volevo dire una cosa, ci sono quelli che sono appassionati di rasatura tradizionale, per carità, poi ognuno fa i montaggi come vuole, no? E come dicono che
Niente, lasciamo stare perché andrei a tirare su una polemica che non si finisce più. Fate come volete, nessun problema. Come non detto, dai, lasciamo stare. Dunque, allora, oggi con questo viaggio qua, ciao Tommaso, il mio piccolo mascotte, grandissimo Tommaso, bello in ferie. Dai, tieni duro che per arrivare a scuola so che non vedi l'ora, sei contento. Immagino, dai che andiamo al mare. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare che a pecchiare. Oggi siamo di Cantarino. Sì. Sentite, sta facendo una crema. Bella, 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 bella. Saluto l'amico Francesco Lalla, Massimo, sbarbatore napoletano, Andrea, il canale, il mio carissimo amico Salvatore, Tot Shaving. Totti Shaving. Ciao carissimo. Non devo ancora capire da che parte della Sicilia sei. Comunque, vabbè, guarda. Qualche giorno se passi di qua, visto che io non ho la macchina, ci andiamo a prendere un gelato, una granita, un qualche cosa, un'arancina, una pizza, qualcosa, vedi te. Dunque. Ok, ci siamo quasi. Oh, per 2 metri di giardino, 2 settimane, è ancora casino, eh. Porco cane, e se devono tagliare l'erba alla reggia di Versailles quanto ci stavano? 2 anni, mortacci loro. Bello, bello, bel montaggio, crema bella densa, bolognini e bolognini, caro per bolognini, certo, bolognini è Balocchi, Balocchi Marco, se non sbaglio. Ok, asciugatina, oggi asciugamino, asciugamani azzurro, pulizia e basso. Ma perché hanno inventato il tagliaerba a scoppi? Non potevano usare la falce come una volta? Silenziosa, non faceva polvere, igienica, ci faceva fare i muscoli. Bel taglio, vabbè, fatti per fatti. Bello, bello, mi piace. Poi il manico di legno è qualcosa di fantastico. Bello, bello, bello. Metto la sciacquatina. La mattina ci voleva proprio l'acqua bella fredda. Io faccio già bel caldo, mica per l'altro.
Siccome l'aveva regalata Claudio il giorno del mio compleanno. L'avevo fatto 25 anni. Eh sì. Vabbè, Claudio è più vecchio di me. Claudio ormai ha la... per il 68, 68, 69, no, 69 avrebbe fatto tombola, 68, l'età è quella, io adesso sono 26, ora che sono entrato nel 2025 sono 26, e insomma Claudio è vecchiotto, poverino, è piccolo, tra poco ha bisogno della badante, cioè ha già fatto aperto i concorsi per le badanti, insomma, oh, l'età c'è, la vista gli va a mancare, l'artista gli si va a accorciare e insomma il problema è quello, guardate che prego. Caro Claudio, no, le stronzate poi le finisco domani, veramente non ne ho da dire. Stavo dicendo che ci aspettava la IVA a Berlino nell'87, no? Buttare giù il muro, aperto su un'impresa, IVA, edile, per buttare giù sto muro e vediamo, dai. Tra poco lo raggiungo, basta che non finiamo tutti in galera. Beh, perché a Berlino non scherzano, eh. Cavolo. Mi ricordo quando ho progettato la Mercedes, io, Mercedes è siciliana, guardate il simbolo della stella, Trenaclia, cioè abbiamo camuffato Germania, ma è siciliana, esattamente di Enna. Bello. Un rasoio più delicato del Fatip, bellissimo veramente. Questo è il suo angolo d'apertura, vedete? Bellissimo, mi piace. Rottura conclusa. Guardate che meraviglia, che classe. Angioino, caro Gianmarco, un signor rasoio, veramente bello. Sciacquatina. Ok, mi ha bagnato il pizzo, mi sono dimenticato il mio pannetto, eccolo qua. Questo è il romeno, insomma qui abbiamo tutte le lingue, una volta sentivi lingua siciliana, ormai senti lingue di tutte le parti. E vai! Vabbè, tutto il mondo è paese ormai è diventato, tranquilli. Dunque, il canale di Cristiano, che noia, che noia, poi c'è Neko Shaving, sono tanti nomi che non mi ricordo, porco, è la memoria, è la vecchiaia, lo so che sono 26 anni, però un po' di vecchiaia c'è, chi ci volete fare?
Dunque, questo sapone, ragazzi, ha lasciato la pelle bella morbida, quello sì, degustazione, vedete, bello, bello, mi piace. Un po' di balsamo, anche se non serve, ma noi ce lo mettiamo ugualmente. Ok. Basta poco. Basta una tappita. Bellissimo. Profumato di fresco e di... Beh, mi piace. Dunque, la piramide olfattiva, sì, è quella lì che dite voi, giusto, è vero? Esatto. C'è un dire da spostare. È pesante, hanno parcheggiato qua e non va bene. Ogni tanto qualcuno dice che mi vede la prima volta quello, secondo me gli manca qualche rotella. Poi mi vede la seconda volta e dice: no, no, quello gliene mancano due di rotelle, non una. Ragazzi, vedete che la vita è una. Stamattina sono stato a parlare con Gian Pietro, ho fatto una notte a parlare, insomma, abbiamo chiacchierato. E per quello che vi dico, godetevela, prendetela a ridere la vita, perché basta fare così, non ti sei più. Infatti stamattina, poi mi sono ripreso e sono qui a raccontare le mie cavolate. E ogni volta che ritorno da lassù, dico sempre più stupidate. Lo so, perché tanto la vita è una stupidata. Basta prenderla con filosofia, con armonia, con allegria. Il denaro sì, ci vuole, per carità, non dico che non ci vuole, però... Quando sei lungo e steso in un letto d'ospedale, caro, te ne fai dei soldi che non c'è più soluzione. Sono lì nel tuo portafoglio, rimarranno quelli che rimangono in vita, vanno a litigare anche per 50 centesimi, andranno a litigare, ricordatevelo. Per cui, se dovete spendere 100 euro anche, non so, in una cavolata che vi piace, che vi fa felice, e spendete, non state lì a guardare, un vostro amico ne spende 1.000 euro per un rasoio, ma ha fatto bene, ma digli che se lo gode quel rasoio lì, non c'è niente di più bello che vedere felice un amico, dai, e l'invidia lasciatela da parte, perché una volta morti l'invidia, ve la mettete su quel posto là. Ragazzuoli, io vi saluto, è stato bellissimo, un abbraccio a tutti, ciao Ivan, Ivan Vargi, mio carissimo amico, amico di viaggi come Francesco Castiglione, Donato e tutti gli amici, Tanuzzo Gaetano, Alessandro Bertoldo, che è un bel po' che non lo sento, Massimo, che anche lui l'altro giorno è andato a usare una lametta vietnamita, non sa che ci si mettono i vietnamiti, sono piccolini e sono dappertutto, gli hanno sparato, aveva due buchi, con i vietnamiti non si scherza, dai, Massimo. Vabbè, Andrea Tarenzi. Un abbraccio grande, è un grandissimo amico. Stava dicendo che poi non ha finito Andrea, che quel tipo di sciavette shibumi, come Inferno, lo sciavette Inferno della Goodfellas, le due lamierine dove ci va in mezzo la lametta, sai, la barba un po' lunga, dove c'è la lametta lì, se ti piglia la barba che è un po' lunga, che mi è capitato diverse volte, ti dà tipo lo strappo, senti dolore e tiri e ti fai il ritaglio. Per quello che non mi piace mica tanto, cioè è un bel rasoietto, perché mi piace come sciavetto, però avendo quel problemino lì con la barba lunga, cavoli, non capita sempre, ma quando capita ti senti proprio tirare il pelo e ti dai il colpo e salta fuori il taglio. Vabbè, dopo la mia loccata io vi saluto e ciao a tutti ragazzi.